Giunto al termine di questa lettura, La commedia umana di William Saroyan, volevo approfittarne per parlare un po' di questo libro che ho letto in questa edizione, edizione scolastica Mondadori. Tanto come ci sono arrivato? Ci sono arrivato sentendo tanto tempo fa Balicco, mi pare in Totem, che leggeva la prima e commentava la prima pagina di questo libro, insomma il primo capitoletto, quello in cui Ulisse saluta questo negro sul treno e il nero ricambia il saluto e poi va dalla mamma tutto felice, insomma, e le porge l'uovo, no? Capitoletto che si chiude poi con quella frase famosa, no? E con questo intendeva dire una cosa che nessun uomo può indovinare e nessun bambino può ricordare per raccontarla poi. E allora uno poi si mette a pensare, e uno degli interrogativi della mia vita è stato quello di cercare di capire cosa era il significato di quel gesto commentato da questa frase, no? Quello di la mamma sta raccogliendo le uova, lui ne prende uno e la porge alla mamma, no? Interrogativo che lascio aperto, perché forse non c'è una sola risposta. Ma allora ne ho sentito parlare la prima volta da Baricco, poi ho cercato di procurarmi questo libro. È stato difficile procurarlo perché non l'ho trovato in libreria normalmente. Ho trovato una copia, ma questo è un secondo tempo, ho trovato una copia su IBS e me la sono fatta spedire. Ma prima ne avevo trovato invece, avevo trovato questa copia in una specie di mercatino, di rivendita di cose usate. E c'era questo libro in mezzo a tanti altri libri, insomma, no, evidentemente era stato usato nella scuola, cioè era un libro che è stato oggetto di lettura in una scuola media, perché poi l'ho trovato anche un po' sottolineato, insomma, no? Un po' segnato, e quindi questo libro, insomma, La commedia umana, è stata usata come libro di lettura nella scuola e credo nella scuola media. Un libro usato nella scuola, quindi insomma, un libro adatto ai ragazzini. Allora la domanda è, ma è un libro adatto o scritto per i ragazzini? È un libro soltanto per ragazzini? Perché poi leggendolo si trova che è un libro pieno di buoni sentimenti. Ne avevo letto qualche brano in passato, poi ho deciso invece di adesso di farne la lettura integrale, perché ho visto che manca una lettura integrale di questo libro. E a questo punto poi sono andato a vedere com'è stato recepito questo libro, che è poco diffuso in Italia. Ho conosciuto casualmente attraverso Baricco, ma Saroyan non è un autore che sia tra i più citati o tra i più conosciuti, insomma, anche di quelli della letteratura nordamericana, no? Cosa si sa, insomma, di Saroyan? Cosa si sa in particolare di questo libro, che diciamo ha anche qualche nota autobiografica? Ho l'impressione che se ne sappia poco, insomma, che se ne sia accorto Baricco, che forse se ne è accorta qualche scuola, ma che ormai non è più di moda, come se fosse un libro sul passato, insomma. Non l'ho trovato tra gli audiolibri. E allora ho detto, ma provo a farne una lettura, insomma, una lettura integrale. Perché poi è un libro che va anche letto tutto, non soltanto il primo capitoletto, secondo me. Ed è un libro di buoni sentimenti. Possiamo chiamarlo edificante in un certo senso quando descrive i rapporti tra uomini, tra persone, in una piccola comunità. Insomma, è un libro di buoni sentimenti. Un libro che fa bene, diciamo, a leggerlo. Fa bene al cuore. C'è anche una certa affinità con cuore, volendo trovarla, perché il libro cuore, diciamo, pare, disse qualcuno, che sia servito, no, a ricostruire un po' l'unità nazionale nel momento della Prima Guerra Mondiale, quando ci si difendeva sulla linea del Piave, no? A rincuorare, dare un senso di identità a questi soldati, insomma, a crear loro il senso di patria.
E pare che questo libro, insomma, scritto in tempo di guerra, della seconda guerra mondiale, possa essere servito invece alle truppe americane a ritrovare un po' il loro spirito di identità nazionale. America però vissuta non più come, ma vissuta come il grande paese, insomma, che integra tutti, in cui ognuno si sente a casa sua. Questa connessione con il libro cuore. Questo tipo di letteratura in realtà noi l'abbiamo rimossa. Quando si parla di buoni sentimenti ho l'impressione che molte persone si sentano quasi turbate, insomma dicono non è cosa per noi, no, si vive in un'età in cui ormai siamo scaltri, insomma siamo diventati, abbiamo capito che il mondo non è fatto di buoni sentimenti, non possiamo imparare niente da questo, anzi insomma i buoni sentimenti al contrario ci vogliono mantenere in uno stato di sudditanza, insomma ci vogliono, come dire, mantenere servi, no, sono fatti apposta per i creduloni che in qualche modo sono la parte servile, usata, sfruttata della società. Noi, se vogliamo essere uomini, dobbiamo essere furbi, spregiudicati, capire che il mondo è fatto di, come dire, è fatto per i furbi, per chi è diffidente, per chi non si lascia ingannare da nulla, no? E questa è un po' la nostra filosofia, no? La domanda che viene dalla lettura di questo libro è: c'è ancora posto per i buoni sentimenti nel mondo? E cosa sono i buoni sentimenti, no? Sono poi in realtà solo quell'inganno che ci vuol mantenere sudditi e che ci vuol fare stare sudditi, insomma. E sono andato a vedere poi su questa linea cosa si dice nei commenti dei lettori a questo libro, insomma, un po' su Anobi, un po' su IBS, dove ci sono alcuni commenti. In realtà ho trovato che chi ha letto questo libro dà dei giudizi per lo più positivi, molto positivi. Insomma, chi ha letto questo libro è stato colpito da molte frasi, da molte cose, ed è stato colpito in positivo. Insomma, gli ha fatto bene leggere questo libro. Altri invece, i più scaltri, diciamo così, lette le prime pagine o arrivati a un certo punto hanno capito che questo qua è un libro solo per ragazzini e che quindi i buoni sentimenti vanno lasciati soltanto alla, come dire, all'imbecillità dei bambini che non hanno ancora capito il mondo, insomma, no? E quindi lo hanno rimesso nella libreria per bambini dell'amico o del parente di turno. Cosa sono i buoni sentimenti? E c'è ancora posto per i buoni sentimenti? E perché abbiamo paura al giorno d'oggi dei buoni sentimenti? Dei libri che ci parlano, anche come questo, in maniera poetica, quindi commuovendoci, insomma, cioè con delle parole che riescono a, come dire, a raggiungere il cuore, però perché abbiamo paura? Perché li rimuoviamo? Sono i buoni sentimenti che sono pericolosi? O è successo qualcosa in noi che fa sì che abbiamo paura, che ci sentiamo piccoli, come dire, che ci sentiamo turbare dai buoni sentimenti, come se fossero un qualcosa che viene riservato soltanto alle piccole illusioni dei bambini. E non fosse invece espressione anche di una maturità del pensare, che se il ritrovare una semplicità all'interno della complessità della vita, insomma, avere dei punti di riferimento anche semplici, sia quasi una banalizzazione della vita, un qualcosa di puerile, no? E allora mi viene in mente, no? Mozart o certi compositori, no? Haydn stesso, no? Che dopo la complessità, penso alla polifonia fiamminga, 32 voci, no? Riportano questa melodia con questo accompagnamento banale, semplice, no? E ti chiedi, c'è ancora posto per questa cosa qui? Mozart
aveva ancora un senso dopo i fiamminghi o dopo certa complessità polifonica. E uno dice sì, insomma, c'è anche Mozart. Ed è bello ritrovare una semplicità quando questa semplicità parla al cuore, no? Abbiamo anche un cuore. C'è una melodia che può venire fuori, un canto, che può venire fuori anche da poche note messe insieme, sostenute da un accompagnamento molto elementare, molto semplice. Il bello lo troviamo anche là, purché questa melodia ci canti, ci dica qualcosa, abbia un suo significato, ci parli. Commedia umana, intanto, il titolo. Qui non ho trovato una spiegazione, io posso dare una mia spiegazione, anche legata a quella che mi sono creato io, insomma, legata anche ai nomi, no? Che Saroyan adopera. Intanto ambienta ad Itaca questa storia, che è una storia un po' episodica. Non ha l'unità di un grande romanzo, di un romanzo importante, sembra fatta di tanti episodi, a volte anche non perfettamente legati tra di loro, no? In cui però si sviluppa un discorso, a volte anche moralistico, se vogliamo, però questo discorso invece è unitario all'insieme dell'opera. Tanti episodi nei quali viene fuori un discorso rivolto che si fanno i personaggi, ma che è rivolto anche ai lettori, insomma, no? Che invece tiene insieme quest'opera. E l'altra cosa che tiene insieme quest'opera è un po' il carattere, insomma, il modo poetico di scrivere. Questo modo che tocca il cuore, semplice ma toccante. E allora i nomi dei personaggi, dei protagonisti, sono dei nomi che richiamano, diciamo, l'Odissea, no? Itaca, California, è il posto dove si svolgono i fatti. I fatti sono tutti là, a Itaca. I personaggi principali fondamentalmente sono due, un ragazzino e il suo fratello che è molto piccolo, un bambino di 4 anni, un ragazzino di 14. E questi si chiamano Omero, il ragazzo di 14 anni, e Ulisse, il bambino di 14. Quindi altro richiamo all'Odissea. Poi c'è una ragazza, diciamo la ragazza di cui Omero a modo suo è innamorato, insomma il suo ideale femminile, che si chiama Elena. Un altro richiamo forse alla storia antica o alla leggenda, insomma, omerica. E allora ci sono questi riferimenti all'Odissea e pensavo, no, Odissea, Ulisse. Ulisse, che è il simbolo del viaggio e della ricerca della conoscenza, no? Viaggio, conoscenza, ma anche del ritorno, viaggio che poi ambisce a un ritorno e quindi la ricerca della patria, della casa. In qui sta tutta la commedia. E allora questo richiamo forse non è casuale, perché sono soprattutto questi personaggi, gli altri hanno nomi più normali, Marco, Bettina, altri ragazzini hanno nomi americani, eccetera, ma questi sono i protagonisti, e i protagonisti si riportano al clima dell'Odissea. Questo libro in qualche modo probabilmente è il frutto di un viaggio, ma compiuto soltanto all'interno di un luogo, che è Itaca, California, compiuto all'interno della umanità che popola questo luogo. È un viaggio alla ricerca della umanità, di un modo di convivenza, in questo senso di una modalità di salvezza che può trovare o cercare e poi trovare questa umanità in questo luogo. Ma questo luogo poi è il simbolo di un luogo più grande ed è fatto con gli occhi di due protagonisti, bambini, soprattutto, Ulisse, che guarda questo mondo che si apre davanti a lui, che quindi fa i primi passi
alla scoperta di questo mondo, quindi li guarda con l'ingenuità, con l'entusiasmo, con la curiosità. E Ulisse è un bambino molto, molto curioso, no? Si mette dappertutto, insomma, è lì. E quindi pronto anche a intuire, a capire i momenti di bellezza, di gioia, no? Questo modo come si apre il romanzo, con Ulisse che vede questo treno passare, è lui che saluta e aspetta che qualcuno lo saluti, e quando sta per rimanere deluso, invece proprio alla fine del treno c'è questo nero che lo saluta, lui gli ricambia il saluto e lui lo saluta, no? E quindi c'è questo riconoscimento, no? Ulisse si sente riconosciuto. Lui saluta e ha una risposta al saluto, no? E quindi l'altro, no? Lui che riesce a specchiarsi, a ricevere un segno di riconoscimento da parte dell'altro, no? E quindi di questo gli dà gioia, insomma, gli dà felicità, uno dei suoi primi rapporti col mondo, no? Oppure guarda le talpe che escono dal buco, insomma, no? È curioso, guarda, questa realtà che scopre continuamente intorno a sé. Ed è una realtà fatta soprattutto di cose o di storie o di rapporti umani. L'altro modo di fare questo viaggio all'interno di questa comunità è un modo più maturo, diciamo così, ed è quello di ed è uno sguardo da adolescente, quello di Omero, il quale da adolescente non vede soltanto il mondo che si apre, ma vede anche e comincia a intuire anche la cattiveria, il dolore che c'è nel mondo, no? E quindi la sua è una scoperta più matura, in qualche modo, no? Lui, ragazzino di 14 anni, già lavora, già fa qualcosa di più, o cerca un lavoro, perché si sente che deve essere lui a mantenere la famiglia adesso, no? Il fratello più grande è in guerra. Lui, che cerca un lavoro, avendo 14 anni, la responsabilità della sua famiglia, la responsabilità nei confronti anche del fratellino più piccolo, che a volte si caccia in qualche pasticcio, e che scopre un'umanità fatta anche di comportamenti strani, che coglie una realtà più complessa, però nello stesso tempo ha sempre un atteggiamento di fiducia, è in qualche modo di amore, di compassione verso quello che vede, verso quello che incontra, no? Quello che incontra molte volte lo turba, perché lui fa il postino, porta telegrammi che vengono dal fronte anche ai parenti, e qualche volta deve anche portare telegrammi in cui si annuncia la morte del figlio, per esempio, no? Dolore. E verso la fine del libro arriva anche un telegramma in cui si annuncerà la morte di suo fratello al fronte, no? Altro dolore, no? Quindi la scoperta della vita con la sua complessità e con il suo bagaglio di dolore. La vita, il mondo. Dove sta la salvezza? La salvezza sta appunto in una concezione del mondo, in una concezione dei rapporti umani, e da questo punto di vista, no, può essere edificante il discorso, in qualche modo che passa, che crei all'interno di una comunità unita, una comunità solidale, una comunità in cui la compassione sia vera, sia sentita. Quindi i singoli componenti di questa comunità non sono lasciati soli, ma in realtà si sostengono uno con l'altro. E qui poi nascono i vari personaggi e anche i vari ruoli all'interno di questo libro. E come succede un po' nella letteratura americana, e non so, penso per esempio a Steinbeck, penso alla madre, no? Di questa famiglia in cui questa donna è il punto di riferimento per tutta la famiglia, no? Finché c'è la donna, finché c'è la mamma, anche i figli, il marito, eccetera, no? Tutto quanto funziona, pur nelle enormi difficoltà, pur nelle contraddizioni, nella complessità, anche lì in quel lungo viaggio verso la California. Finché la mamma c'è, finché la mamma resiste, finché la mamma prepara da mangiare, finché la mamma si preoccupa di tutti, assiste tutti e ha una buona parola per tutti, tutto funziona. E anche qua, la mamma, vedova, perché il padre è già morto, il padre
è già una dimensione ideale, no? Che regge questa famiglia dei Meculli, questa famiglia che è protagonista in questa comunità. E quindi la mamma è un po' la figura centrale che ha una buona parola per tutti, che è la rappresentante che personifica la saggezza, no? Che ascolta tutti e che sa trovare consolazione, conforto per tutti. Poi c'è il fratello più grande che è in guerra, no, non accetta la guerra, però va in guerra, cioè non ha nessun ideale bellicistico, non crede nella guerra, è un disvalore, però insomma ha un dovere da compiere e lo compie fino alla fine, finché rimarrà ammazzato durante la guerra. Ci sono dei ruoli stabiliti, insomma, che possiamo anche criticare, no? Cioè viene fuori, emerge in questo libro a un certo punto il fatto che le donne di casa non devono lavorare, devono stare lì, devono essere buone mogli al servizio del marito, insomma. Quindi Omero farà di tutto per non far lavorare la mamma e la sorella, insomma, le quali cercano a loro volta invece lavoro per contribuire a sostenere questa famiglia, insomma, no? Questo ruolo un po' maschilista, insomma, no? Che vede le donne all'interno di un certo ruolo. E poi c'è questa Bettina, la sorella, che ama cantare, suona, e ha un'amica, la quale amica è la fidanzata del fratello che è in guerra e che lo sta aspettando per formare una famiglia. Questa Bettina ha 17 anni. Questa piccola comunità all'interno della famiglia. E poi c'è la comunità più grande all'interno di Itaca, in cui ci sono altri ragazzini, ci sono certi commercianti, ci sono figure e anche molte figure di immigrati, gente che viene da fuori. Perché Itaca è una comunità nella quale si integrano quelli che arrivano da fuori, gli stranieri, no? E questo è un po' l'ideale americano, no? La patria americana è quella che sa integrare, sa fare un'unica comunità di tanta gente che viene da luoghi diversi, dove c'era la fame e qui non c'è la fame, e dove magari qui ci si può permettere o si consumano delle cose che sono inutili, insomma, no? Cioè si può. E ci si accorge però, no? C'è un capitolo nel libro in cui viene fuori molto bene, no? In cui il bambino chiede delle cose, chiede mela, chiede banana, chiede cioccolata, e il padre glielo dà perché il padre le vende queste cose, non gli dà le cose migliori. Ma il bambino che chiede queste cose così poi non le sa usare, non sa che farsene, non gli danno gioia, non gli danno felicità, no? Quindi dove si può avere il superfluo, dove si consuma così, senza desiderare, senza desiderio prima, no? E proprio in quel capitolo, insomma, no? Quando invece qualcosa viene desiderato, ci sarà un bambino malato che chiede qualcosa che non si riuscirà a trovare. Cioè non ci può essere qualcosa che soddisfi il desiderio di tutti, no? Bisogna anche accontentarsi di quello che c'è. Per apprezzare le cose bisogna prima averle desiderate, bisogna prima capirne il loro valore. Le cose che si apprezzano sono quelle cose che soddisfano dei bisogni fondamentali, non dei capricci. I capricci non danno la felicità. Poi il libro, il senso della casa che viene fuori da questo libro, no? Ci sono tanti temi, ne accennerò solo a pochi, perché poi il resto li troverete voi, se avrete la voglia, la pazienza di leggere o di ascoltare questo libro. Ma per esempio, notiamo, no, come il libro comincia con un ritorno a casa e con la gioia di un ritorno a casa, questo nero, no? Vado a casa, ragazzo, vado a casa. E questo bambino che pensa che la casa sia magari una casa, l'unica casa per tutti, sarà il fratello più grande a spiegargli poi nel libro che ognuno ha una casa diversa in posti diversi del mondo. E quindi non c'è un'unica casa che accoglie tutti, no? Però la casa, ognuno la sua casa. E questo libro termina con la casa, con una casa ritrovata
da parte di un soldato americano, amico del fratello morto, che non è nato in quella casa, ma che la riconosce come sua dopo che l'ha sentita descrivere, raccontare dall'amico, compagno, soldato in guerra. E questo gliel'avrà descritta, narrata questa casa, per cui questo soldato, nato in un orfanotrofio invece che non ha una casa propria, riconoscerà come propria la casa che gli ha raccontato l'amico ed entrerà in questa casa e verrà accolto come figlio, cioè riuscirà a prendere il posto all'interno di questa casa che aveva il figlio morto in guerra e che quindi non tornerà nella sua casa, ma ci sarà questa continuità. Quindi questo mondo che è, come dire, in cui l'individuo non è l'unica cosa. Pensiamo alla nostra società, no? Fatta di tante monadi, di tanti individui isolati, no? Che non comunicano tra di loro e che si sentono soli perché manca l'altro. Invece qui non è l'individuo che conta, ma è la comunità che si organizza intorno all'individuo e per esistere questa comunità ha bisogno anche di, lo dice nel libro, insomma, no? Di compassione, di patire con la capacità di far proprio il bene e il male che capita all'altro, cioè di far proprio la felicità, la gioia e il dolore degli altri, di viverli come propri, no? E all'interno di questa compassione, di questo sentimento umano che lega questa comunità, poi si trova quella sicurezza e si trova quella capacità di non sentirsi individui e quindi anche di essere parte di un unico organismo in cui l'individuo viene trasceso, viene superato dal senso della comunità, cioè si può essere sostituiti, possiamo finire noi, ma il posto lo lasciamo a un altro che prende il nostro posto e che quindi ci fa continuare ad esistere anche se finiamo. Il passaggio, l'eredità, il testimone che passa da uno all'altro, no? All'interno della casa. Quindi questa capacità di accogliere e questa capacità di, come dire, di sentirsi a casa, di ereditare un ruolo, una presenza, una casa. Casa che poi è allargata all'interno della comunità, non si va oltre. Il male c'è, il male è al di là che ci aspetta, è la guerra, è l'invidia, come dire, è l'ottusità che non permette di capire certe cose, no? Nella falsità, come dire, l'insegnante di ginnastica, no? Che è falso, che vuole far vincere il suo prediletto, no? E che ostacola Omero nella corsa dei 200 metri a ostacoli, no? Altro tema, no? Come il denaro tutto sommato serva averne quanto basta e non sia qualcosa che deve rovinare i rapporti umani, no? Li vediamo nel capufficio di Omero, no? Quando si trova davanti al ragazzino che a un certo punto lo minaccia anche con la pistola per chiedergli l'incasso in qualche modo, no? E lui gli dà spontaneamente quei soldi là, metti via la pistola, ma gli dà lui quei soldi là, come se fossero un dono. Il denaro non deve rovinare i rapporti tra gli uomini. E poi questa compassione, no? Che Omero scopre, no? Quando si immedesima, quando sente il dolore della madre a cui va a portare la notizia del figlio morto. E quindi Omero la esprime in qualche modo, la elabora. E che poi la vediamo invece nell'altro, nell'anziano che lavora nell'ufficio, no? Nell'anziano telegrafista. Il quale cosa fa? Quando legge in questi telegrammi che arrivano dal mondo, no? È il rapporto col mondo, questo telegrafo, no? È quello che tiene unita questa piccola comunità alla comunità più grande, no? Quindi ai grandi fatti che succedono nel mondo, fatti che sono incontrollabili, ingestibili, avvengono, però le notizie arrivano. Allora, quando arrivano le notizie, il telegrafista e sono notizie cattive, insomma, no? Qualcuno che è morto, guerra oppure altre cose, no? Questo telegrafista che ha questa empatia perché conosce la comunità in cui vive,
Cosa fa? Si ubriaca, non ha modo di esprimere altrimenti il suo dolore, no? La sua compassione per chi riceverà quella notizia. E quindi l'unico modo per trovare sollievo a questo dolore è quello di ubriacarsi, no? E quindi sa che si ubriacherà, si ubriaca, e chiede a Omero, insomma, no? Quando è ubriaco, di venirgli in soccorso, perché ha paura di perdere il posto di lavoro. È anziano, insomma, dovrebbe essere già andato in pensione. Le macchine minacciano il posto di lavoro degli uomini, no? E quindi queste macchine che tolgono il lavoro, il pane e anche il senso, perché il senso, anche questo telegrafista lo trova nel lavoro, nei rapporti umani che si creano all'interno del lavoro. Ma le macchine lo minacciano, rischia di rimanere a casa e quindi la sua paura di perdere questo lavoro, di perdere l'unico senso che ha trovato nella vita. Lavoro fatto di rapporti umani, poi, no? E poi una serie di cose, ci sono anche degli avvenimenti divertenti, degli episodi ironici, insomma. Tante cose che possono essere lette poi e che vanno lette anche in chiave simbolica, scritte con linguaggio poetico, edificante per alcuni, insomma. Secondo me di cui non dobbiamo aver paura. Ecco, non dobbiamo aver paura di rivelare il nostro animo bambino di fronte a certe cose. Anche perché i valori che ci sono espressi in questo libro sono dei valori che, anche in prospettiva, sono gli unici valori che ci possono salvare, che ci possono salvare da un mondo che, andando come sta andando, sempre in un estremo individualismo, un'estrema competitività, in un isolamento sempre più marcato dell'individuo, non ci portano da nessuna parte. Forse non li ritroveremo questi valori, non saremo capaci di ricrearli. Però, insomma, abbiamo bisogno anche delle favole o delle fiabe. Allora mi chiedo, no? Se andiamo anche su un mondo di fiabe, noi siamo portati, e spesso ci entusiasmiamo di fronte a racconti tipo racconti di fantascienza, racconti dell'orrore, no? In cui la rappresentazione di un mondo, nei suoi aspetti a volte più brutti o più perversi, in qualche modo ci prende, ci interessa, ci affascina, no? E quindi siamo affascinati da qualcosa che sappiamo comunque falso. No, ma ci prende. Insomma, quando questo qualcosa prende di più i nostri istinti, un po' più perversi, no? Più peggiori, più aggressivi, allora tutto va bene. Funziona la storia. La storia invece quando dovrebbe prendere i nostri sentimenti più buoni, allora non funziona. Ci sentiamo infantili, stupidi, se crediamo a queste cose. Che sono invece, poi se andiamo ad analizzare bene, se li prendiamo uno a uno, insomma, se li vediamo nei confronti dell'insieme, no? Del mondo, del funzionamento, di a cosa possono servire nel mondo, sono gli unici sentimenti che ci possono dare una prospettiva di salvezza, dare un senso alla nostra vita che non sia di pura sopravvivenza o di pura difesa, di puri pregiudizi negativi, quindi che ci portano a diffidare in continuazione dell'altro e quindi a isolarci, a non farci mai sentire a casa in nessun posto, mentre abbiamo bisogno di un posto dove sentirci a casa. Da dove se partiamo per qualsiasi viaggio, sappiamo che possiamo ritornare e dove il nostro ritorno sia atteso, sia sperato. E se poi alla fine non possiamo ritornare, qualcun altro potrà ritornare al nostro posto ed essere accolto. Allora, leggetelo questo libro, ascoltatelo, lasciatevi commuovere,
Se poi non è vero, se poi è fatto di tanti sentimenti buoni che voi non condividete, che trovate elementari, infantili, stupidi, vabbè, fate come se fosse una fiaba, ma intanto ascoltatelo. Un saluto.